Bentrovati a un nuovo appuntamento con le previsioni nel dettaglio per vivere Pesaro da Andrea Raggini di www.meteogiuliacci.it. Il mese di febbraio inizierà con maggiore nuvolosità nel territorio della provincia di Pesaro Urbino. Infatti le giornate di sabato 1 e domenica 2, specialmente la mattina, vedranno cieli grigi su buona parte della provincia, specialmente nelle aree interne. Schiarita si potrebbe avere soprattutto lungo la costa tra sabato pomeriggio, ma soprattutto nel pomeriggio di domenica, quando le schiarite diventeranno più ampie. La ventilazione sarà per lo più debole e moderata nelle aree interne, con temperature sopra la media del periodo, minime intorno ai 6-9 gradi, massime che oscilleranno tra 13 e 15 gradi. La situazione meteorologica andrà a cambiare ad inizio settimana. Nelle giornate di lunedì e martedì si attiveranno venti di caduta dall'Appennino che porteranno un sensibile rialzo termico. Infatti, i valori massimi lunedì potrebbero sfiorare i 15-16 gradi per aumentare addirittura nella prima parte della giornata di martedì, giornate contraddistinte dal sole e da una ventilazione piuttosto sostenuta di caduta dall'Appennino. Quindi sarà un inizio di febbraio piuttosto anomalo e quasi, anzi, totalmente primaverile. La situazione andrà a cambiare probabilmente nella giornata di mercoledì, quando farà il suo ingresso aria fredda in quota, che determinerà un cambiamento del tempo tra il pomeriggio e la sera, con l'arrivo di rovesci, a tratti anche a carattere di temporale, un sensibile calo termico, l'arrivo di vento, mare mosso e soprattutto temperature in calo. Addirittura tra mercoledì e giovedì potrebbe nevicare fino a quote collinari, ma sarà un veloce peggioramento. Per questo appuntamento è tutto, vi rimando al sito www.meteogiuliacci per ulteriori dettagli. Da Andrea Raggini, buon weekend!